You receive an email from your bank or trusted company, and it's asking you for information. It looks real, but it's designed to fool you into handing over important information. This is a scam called phishing. Il fenomeno del cosiddetto phishing si sta diffondendo in rete, mettendone a rischio la credibilità. Il phishing è una tecnica utilizzata per ottenere l'accesso a informazioni personali e riservate con la finalità del furto di identità attraverso messaggi, interfacce fasulli creati per apparire autentici. Il navigatore può essere quindi indotto a rivelare inconsapevolmente i suoi dati privati, per esempio il numero di conto corrente, la password, il numero di carta di credito. Nella nostra posta elettronica riceviamo spesso messaggi attribuibili a una banca, talvolta proprio alla nostra banca, che chiedono di inserire dati o di cliccare un link. Le istituzioni finanziarie sono infatti, come è normale pensare, il principale obiettivo del phishing. Il phishing si attua attraverso quattro tecniche. La prima è il phishing email, con l'invio di una email fraudolenta. Il secondo è il phishing keylogger, con l'acquisizione dei dati inseriti direttamente dalla tastiera. La terza è il phishing redirector, con la ridirezione a un sito, spesso un clone del sito che noi volevamo consultare. E infine il farming, che è la creazione di un falso sito che contiene copie delle pagine di un sito originale. Il phishing, purtroppo, è in forte crescita e sta evolvendo anche dal punto di vista delle tecniche di sottrazione di identità, come riportato dal rapporto che viene pubblicato semestralmente, Security Trends Report di WebSense Security Labs. Dallo studio emerge l'esistenza di vere e proprie società che producono e vendono software per le frodi online con programmi di partnership. Secondo WebSense, molti siti che appaiono simili all'originale per compiere delle frodi sono sviluppati con dei toolkit, quindi con dei software che consentono la costruzione di siti fraudolenti. Il primo in assoluto è disponibile in un sito russo e consente anche ai neofiti di diffondere virus sotto forma di Trojan Horse, di catturare quindi l'inserimento dei dati dalla tastiera dell'utente ed inserire del codice nel computer, nel navigatore e aprire una porta di accessi ai suoi dati. Uno di questi è Web Attacker, che ha un prezzo di poche centinaia di dollari e i siti infettati sono migliaia. Un altro sito è Nuclear Grabber, anch'esso russo, che consente di simulare completamente un sito bancario. I server che normalmente ospitano questi cloni si trovano in Asia. Una situazione si sta diffondendo in particolare. Dopo la connessione al sito desiderato e il riconoscimento dell'utente, si è ridirezionati a una pagina con la stessa grafica del sito e vengono richiesti dati supplementari. Quindi si ritorna al sito di provenienza. In questo modo la sottrazione di informazioni sensibili avviene senza che il navigatore se ne accorga. In pratica pensa sempre di essere sullo stesso sito di partenza. Chi sviluppa toolkit di phishing è purtroppo spesso un esperto nel disegnare interfacce utente e phishing sta anche iniziando ad attaccare i social network sfruttando le numerose interconnessioni presenti. Una tecnica, per esempio, è quella di inviare un link a un website attraverso una finestra di chat. Il link conduce a una pagina identica al social network in questione che richiede il login. I paesi più colpiti dal phishing sono Stati Uniti, Cina e Germania. E il brand con il maggior numero di attacchi sono Google, MySpace e Yahoo.